Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Completamento gare giovanili alla bocciofila Oikos Fossombrone con Robertino alla bocciofila Metaurense e poi sempre con lui all'Audax Piobbico per concludere alla bocciofila Civitanovese Gattafoni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Chiudiamo i servizi sulle gare alla bocciofila Oikos Fossombrone con le interviste al consigliere nazionale della Federbocce Gregorio Gregori, al presidente del comitato provinciale di Pesaro Urbino Gianluca Simoncini e con la cerimonia delle premiazioni delle gare giovanili di domenica 5 agosto. Questa gara qui, come la gara nazionale di ieri da San Cristoforo, è culminata, è nel periodo diciamo di fermo da parte della federazione, quindi non ci sono punteggi che valgono per... Quindi si faranno ugualmente? Però si possono fare ugualmente, nessuno vieta alle società di organizzare gare tra luglio e agosto. Il prossimo anno comincerà la fase promozionale, comincerà un mese prima, quindi per la federazione ci saranno 2 mesi anziché uno. Che dire alla bocciofila Fossombrone e al presidente Useppi? Presidente Useppi è una forza della natura, sta facendo un lavorone in tutti i settori, dall'alto livello fino ai ragazzini, ai disabili, quindi è una bocciofila questa veramente a 360 gradi che merita tutto il nostro rispetto. Un grande lavoro da parte, come al solito, di Useppi e di tutta la struttura, nonostante sia, ahimè, ancora in situazioni precarie, e quindi un doppio sforzo da parte della bocciofila e di tutti i soci. Grande soddisfazione per la presenza di tanti giovani promesse, 2 giorni di bocce, compresa quella di ieri di San Cristoforo, che rende merito al lavoro di queste società che fanno tanto per i giovani. Noi, da parte nostra, cerchiamo di stargli il più vicino possibile. Cerchiamo sempre di avere un occhio attento, perché quello che secondo noi conta e quello che secondo la federazione su cui dobbiamo lavorare è i giovani, la promozione di questo sport verso i giovani, verso il femminile, e quindi l'impegno assoluto è per questo. E poi, come sempre, alla bocciofila Oikos Fossombrone c'è stato l'impegno di tanti volontari per la festa dello sport che ha richiamato tanta gente. Vai, vai! Faccia, vieni qui! Le bambole? Chi è? Chi è? Arriva le ballerine! Per quel ragazzo là, guarda! Domenica 12 agosto il grande amico Robertino è tornato ad uscire
Dopo diverso tempo nel mondo delle bocce e insieme ci siamo ritrovati, prima di andare a Piobbico, alla Bocciofila Metaurense, dove era in corso il primo appuntamento con il Market Challenge, la manifestazione ideata da Luca Capponi, che poi ci dirà di che cosa si tratta. Grande la gioia di tutti gli amici nel rivedere Robertino, che naturalmente abbiamo intervistato. Sei ritornato nelle bocciofile, in questa bocciofila Metaurense, dopo tanto tempo. Sì, non mi sembra il vero aprire qua. Già mi sono emozionato quando questa mattina sei arrivato a Senigallia e mi hai detto: via, pronti, andiamo. E già il cuore mio. Poi quando sono arrivato qua non ti dico nulla, perché tutti gli abbracci, tutti, è una cosa che... E fortunatamente sembra che va anche tutto bene. Quindi il tuo fisico è tornato in forma? Sì, sì. Direi più in forma di prima, perché sei più secchettino, non c'hai più la pancia. Sì, proprio perché sto attento a mangiare, perché ho un appetito molto. Allora bisogna che mi trattengo. Perché già un chilo l'ho messo. Ragazzi, siamo pronti? Va bene, andiamo avanti, Roby. Avanti si va. Via. Luca, raccontaci un po' come viene svolto questo torneo. Ok, allora, innanzitutto l'ho chiamato Market Challenge. Challenge vuol dire sfida, quindi è una sfida. È una sfida della Federbocce Marche. Perché questo tipo di evento io non credo che nessun altro sport lo faccia, femmine, donne, quindi juniores e disabili tutti insieme. L'anno scorso è stato un grande successo a Iesi, quest'anno l'abbiamo riproposto in 4 tappe. Oggi siamo qui a Metaurense, domenica prossima saremo a Sant'Elpidio a Mare, il 26 a Porto Potenza e il 2 settembre concluderemo a Iesi. Allora, questo torneo si svolge, allora, le squadre sono 8 squadre da 6 componenti ognuna, quindi abbiamo 2 donne, 2 disabili e 2 giovani per squadra. Si giocano partite a coppia e partite a terna, quindi miste, per un totale di 8 turni questa mattina. Dopo pranzo faremo dei giochi alternativi, tiro di precisione, raffa, staffetta e via dicendo, per poi concludere alle 17 con le premiazioni finali. Ciao, come stai? Bene. Ecco, è stata una partita molto bella. È stato molto bella, è stata una grandissima cosa. Dei punti micidiali, che abbiamo giocato bene e abbiamo tanto. Bravo Poletto, guarda un po' chi c'è qua. Io vinco sempre a bocce. Poi? Si paga più tasse. E poi? Sì, mi alzo alle 6, mi alzo alle 6 e dormo alle 9. Alle 6 del mattino ti alzi, alle 9 di sera vai a dormire? Sì. Bravo, sei un esempio. Gioco sempre a bocce tutti gli anni. Bravo. Buongiorno. A lei c'è sempre. Oggi a Pesaro, un altro posto. Non al solito posto, però. Bravo Giulio. Thank you.
Pigliardino. Ma com'è che hai perso? A chi? Mamma, io guardo. Oggi si vede non le giornate. Grande barista. Oh, salve! Ciao. Ecco. Tornata. Rossinelli Gasperini. Dove sono gli azzurri? Come tutti. Eccoli qua. Oh. Guarda la boccia che c'è. Tu lo sai quello che la fai. Chi sono quelle belle? Mi dico me. Oh, allora tu capivi. Che c'è? Ma faccio A, B, B. Questo non è che io. Non è che. Hanno tolto. Allora vogliono. Vogliono. Guarda che scrisse la forza. No, no, no. No, no, no. La corsia 1, l'arbitro, non posso sempre intendere anche le donne. La corsia 3, manca 1. Arrivato, ragazzi. Grande guida, ciao. Buongiorno. Bravo. Non siamo potuti rimanere sino al termine del primo torneo Marche Challenge alla Bocciofila Metaurense, che ha visto in campo 8 squadre di diverso colore, con 2 juniores, 2 donne, 2 diversamente abili. E questa è stata la classifica finale. Al primo posto maglie fucsia, al secondo maglie rosa, al terzo maglie gialle, al quarto maglie arancio, al quinto maglie verdi, al sesto maglie rosse, al settimo maglie celesti, all'ottavo maglie azzurre. Arrivederci ai prossimi incontri. Solo 5 secondi di pubblicità, poi a Piobbico e alla Civitanovese. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Dopo la breve sosta alla Bocciofila Metaurense con Robertino, siamo tornati a Piobbico e sinceramente dobbiamo dire con un po' di commozione. E perché c'era quel nostro caro Robertino e perché a Piobbico, in quel magnifico scenario, avremmo ritrovato tanti amici e soprattutto il ricordo di un altro grande amico che non c'è più, Telesforo Iacobelli. Lele per gli amici. Che dire ancora? Nulla. Per il momento vi regaliamo solo qualche immagine di domenica 12 agosto dalla Bocciofila Audax Piobbico con la gara a terna. Memoria Lele. Guarda che roba, che combinazione. Vai, vai. Oh, boss. Ciao. Tutto bene? Dai, dai, dai. Aspetta, sistemo il berretto. Sì, ecco. Adesso la bravura non la so, però. Dopo come vediamo non la sai, bravura, la vediamo dopo. Togliamo gli occhiali, se no non lo riconosciamo. La cosa più bella che poteva esistere.
delle bocce. Ecco un tipo sospetto. Anche la domenica. No, no, a me no. Tanto bello signore qua. Il nipote è ecco. L'ultimo. Questo signore l'hai visto? Sì, sì. Una, due pippe. Anche un po'. E ora ascoltiamo il presidente della bocciofila Audax Piobico, Benedetto Burani. Tanta gente anche quest'anno a questa manifestazione, eh? Che dici tu? Sì, anche grazie a merito tuo, che sì, sì, l'intervista a Fossombrone abbiamo fatto sapere che il 12 c'era la polenta Piobico. Sì, sono contento, una bella manifestazione in ricordo di una persona che secondo noi molto importante, che sicuramente ha dato il là a una manifestazione che noi siamo orgogliosi di portare avanti. Parliamo di bocce. Sì, no, le bocce è un contesto che è il mezzo di comunicazione. La cosa bella è vedere gli amici che se ne incontrano in una manifestazione un po' particolare. Qui è una manifestazione che sicuramente cerca di raccogliere un po' le amicizie. Le bocce passano in secondo luogo, per come la vediamo noi di Piobico. Quindi allora in primo luogo il ricordo di Vele, sì. Secondo luogo la polenta, sì. Terzo luogo l'amicizia, quarto luogo Benedetto? Quarto luogo non lo so, non lo so. Ho voluto perdere perché, per fare un modo che il babbo rimaneva soddisfatto. Sì. No, però ha giocato bene. Benedetto, ogni tiro era sopra il pallino. La finale, Marino. È vero, però no, ha vinto perché erano più bravi, no? Lui è andato al massimo, ma il padre è sempre il padre. La gara è molto bene, tutto a posto. Robby, tu hai giocato? Sì, ho perso adesso. Hai perso? Sì, ho perso adesso. Robby l'hai portata. Come no? Non l'hai visto Robertino? No. Adesso vado a vedere, dai. Sì, è qui, è qui. Vado a vedere. Vado. Ma non morirà Piobico però. Allora io avevo 12 ragazzi in amministrazione. Penso un po' per tutti, nell'ambito sia della vita di tutti i giorni che nelle bocce. Il nostro carissimo amico Lele. Abbiamo sempre ringraziato anche il sindaco, questa volta
Fa una foto. A posto. Grazie, non vuoi dire due parole? Anche in dialetto. Oddio, sono qui. No, sono contento, sono con tutte le persone importanti di Piobico. Il sindaco l'avete già ammazzato. Cioè i pompieri. Io mi sento lusingata, voglio dire. Sì, sì, no, sono adesso fuori dallo scherzo. Noi siamo sempre molto contenti di partecipare quando ci siamo, perché siamo tutti un po' dispersi. Mio fratello sta arrivando e siamo contenti che, nonostante sia passato tanto tempo, insomma, è rimasto tutto intatto. E questa forse è l'eredità più grossa, no? Al di là del gioco delle bocce, dove siete molto scarsi, vi vedo tutte le sere. Però siete... Siete gente di cuore, poi all'inizio siete molto scarsi, dopo il quinto, sesto gotto è andata una meraviglia, cioè, da Olimpiade. Però il vino è un prodotto italiano, noi lo promuoviamo, basta che non vi date la birra, sennò oggi in tutti a Pecchio. Noi già c'è il mio nemico in casa, io ho anche la cognata da Pecchio, poi gli voglio molto bene, no? A parte questo. Così. Grazie, io non mi merito ringraziamenti perché mi invitano, vengo solo a mangiare seduta, mangio bene, però le braccia sono tutte qui. Grazie ancora. Non andar via, non andar via. Abbiamo pensato di... Allora, se volete cantare potete anche cantare, eh? Anno, quindi posso fare tutte le promesse che nessuna verrà mantenuta, quindi a posto. Come quelle precedenti. Come quelle precedenti. Come in 15 anni. Comunque devo ringraziare la famiglia Iacobelli,
perché veramente è sempre stata, diciamo, la figura di Lelè è sempre stata, ma non solo per le bocce, perché Lelè è stato colui che ha inventato il ciclismo a Piobbico, ha inventato la Proloco a Piobbico, ha inventato il Club dei Brutti, naturalmente, che tutti conosciamo. Quindi qualsiasi iniziativa che c'era a Piobbico c'era presente Lelè. E Lelè per noi è stata una grande figura che ha veramente fatto conoscere Piobbico non nella provincia, non nella regione, non in Italia, ma in tutto il mondo. E non sono qua per fare, diciamo, uno sponsor, però è la realtà. Quindi grazie, farei un grande applauso alla memoria di Lelè. Invece, come naturalmente noi come amministrazione, cioè, in questi momenti di crisi cosa potevi fare? L'unica cosa è attingere a fondi europei, fondi regionali. Poi da quando è diventato presidente Benedetto, insomma, le cose sono andate un po' in declino, in calando, e quindi cerchiamo di migliorarci, ma o cambiate presidente, insomma, no, niente. Quando... tutto è tartufato. Sì, qua tutto è tartufato con Alessandro. Sì. Siccome dopo deve parlare Alessandro, ho paura. Io comunque devo dire che, insomma, la bocciofila, non solo la bocciofila, insomma, è ormai un salotto culturale le bocce. La sera qua gran parte dei cittadini di Piobbico vengono alle bocce, quindi è un momento, diciamo, di socializzazione al di là delle bocce. Infatti, come diceva la Roberta, i giocatori di Piobbico, tranne alcuni, sono scarsissimi, però tutte le sere vengono qua, si mangia e si beve, e questo è un momento di socializzazione importante. In momenti così, in cui non c'è una lira, bisogna cercare almeno di socializzare. Taia, taia, cammina, Benedetto. Grazie a voi tutti quanti per essere presenti qua oggi a Piobbico, perché testimoniate il vostro legame per la polenta, Lelè, le bocce, il buon bere e la compagnia di tutti i nostri amici di Piobbico, che sono veramente molto calorosi. Grazie. Nipote di Lelè, che è stata convocata nella nazionale per gli europei, quindi un bel applauso, penso che sia doveroso. Partecipanti della gara di Piobbico, un nostro amico, perché viene anche a giocare la sera, no, è bravissimo, bravo Nicolò, bravo. 5 minuti e ricominciamo a giocare. Buongiorno. È finito. E dopo il magnifico pranzo e le magnifiche anatre, torniamo ai due campi scoperti, dove, lo ricordiamo, hanno giocato 16 terne. Galli, Duilio Fabi, Polverari, Tavernelle, Rossetti, Piobbico, Paradisi, Fermignano, Giunta, Casinina, Svizzero, La Combattente, Giommi, Santa Luigi, Gonzaga, Romani, Urbino, Ducci, Urbania, Ottavi, Acqualagna, Lele, Lucrezia, Orciari, Tavernelle, Regini, Fermignano, Agostini, Duilio, Fabi, Saraga, Fossombrone, Manuelli, San Cristoforo.
Ora noi dobbiamo chiudere per ragioni di spazio questo lunghissimo servizio, che sarà altrettanto lungo nelle prossime rubriche. Arrivederci. E anche quest'anno siamo andati con Robertino alla bocciofila civitanovese Gattafoni, piccola grande bocciofila che ha organizzato nell'ambito della settimana rossoblu il quarto evento rossoblu, gara promozionale a invito per 12 terne. Dopo la competizione, su due campi di gioco naturalmente, tutti e come sempre eravamo in tanti alla bella serata conviviale al casale di Rolando. Ma ascoltiamo subito l'amico Francesco Tosoni che si parla un po' della manifestazione. Vieni Roby, non ti fermare sempre con le ragazze. Tutto bene, anche quest'anno tante persone, più del solito, una manifestazione che è iniziata per scherzo e che ogni anno invece diventa sempre più apprezzata e vista, sentita dai giocatori che giocano. Quest'anno sono presenti anche dei dirigenti federali, quindi ci fa molto piacere. Si è visto bel gioco, anche perché c'era in finale, quindi quel gioco lo vedi sicuro. Bella questa. E soprattutto ci siamo divertiti tutti, è stato bello tra giocatori scambiarsi compagni e c'è già chi si prenota per l'anno prossimo, quindi vuol dire che andiamo avanti, questo non dipende da me, però sicuramente insomma è una formula che piace, poi di anno in anno cerchiamo di rinnovarla, ma per adesso vogliamoci questa. E ora ascoltiamo un altro amico, Mariano Moscetta. Ti dico che il quarto evento è sempre più impegnativo dell'ultimo. Mi sembrava che sai, la formula già azzeccata, andiamo avanti, invece è impegnativo, è ancora di più impegnativo, però tutto bene. Anche quest'anno c'è stata un'importante partecipazione dei giocatori, la gara è andata benissimo la settimana boccistica con la coppa per ragazze e donne insieme, poi B e C, categoria B e C. Oggi c'è stata una bella partecipazione anche di pubblico e adesso terminiamo con questa serata, musica, bellissima. Mangiamo. Bellissimo. E come sempre Maurizio ti devo sempre ringraziare perché sei sempre presente. Fa piacere. Sei uno di quelli che fanno ancora vivere lo sport delle bocce. È l'amicizia che conta. Soprattutto. E questa è stata la prima puntata, arrivederci alle prossime. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.